vasta, ma per le caratteristiche che presenta, compreso il suo porto, è sollecitata molto nella sua capacità di accoglienza. Ecco, e quindi diamo atto alla prefettura, ma anche a tutti i sindaci, a tutti gli abitanti di questa bella terra, dello sforzo che stanno facendo. E naturalmente vorrei che fosse chiaro che, come sta avvenendo in altre parti d'Italia, il settore dell'immigrazione non è trascurato dagli interessi malavitosi, perché ove ci sono affari e ove ci sono fragilità, le mafie arrivano e La spesso provincia di Salerno è territorio ritenuto interessante dalla la camorra. stessa Di capacità sicuro non è una dell'immigratore persona che le manda a dire, Rosi Bindi. di In questo caso non è stato scoperto nulla necessità di di quanto nuove già non si normative di nuovi sapesse, ma quando interventi. il grido d'allarme arriva dalla Presidente della Commissione Abbiamo parlamentare antimafia, chiesto c'è da fare una profonda notizie riflessione, anche alla dell'alto luce dei casi vassallo scafati con lo scioglimento del comune e quello di Nocera Inferiore che sta imperversando in questi giorni, legato al presunto ben voto di impressionati dal scambio fatto alle che recenti durante i elezioni. rituali noi lo scorso anno abbiamo attenzionato, come sapete, come commissione il comune di Battipaglia che tornava al voto dopo lo scioglimento. La nostra missione si è svolta dopo che è stato sciolto il comune di Scafati, al quale abbiamo prestato particolare attenzione e abbiamo approfondito molto questo capitolo, anche perché da un caso particolare poi si intravedono anche i metodi che la criminalità organizzata magari riesce ad organizzare anche in altre realtà, e quindi il rapporto tra politica e mafie è sempre oggetto di nostra grande attenzione. Sulla vicenda Nocera Anche se segretata. abbiamo avuto qualche informazione, sì, abbiamo avuto molte informazioni su molti casi, alcuni dei quali non vi possiamo riferire perché ci sono le indagini in corsa, ma insomma questo è per dire che insomma, noi abbiamo trovato le luci accese ovunque, ecco, e quindi da questo punto di vista ci sentiamo di poter dire che le camorre e le mafie esistono ancora, ma lo Stato c'è ed è determinato e li costringe al cambiamento. La Bindi ha fatto tappa a Salerno e provincia incontrando il prefetto Malfi, il procuratore Lembo e tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine nel giorno in cui c'è stato l'ennesimo sbarco di migranti al Molo Manfredi, il 19°. La Bindi ha voluto rendere omaggio anche a due sindaci uccisi dalla malavita. A Pagani si è recata davanti alla lapide del compianto Marcello Torre, così come si è soffermata sull'omicidio del sindaco pescatore di Pollica, Angelo Vassallo. Io adesso alla fine di questa visita mi recherò a Pagani, dove, come sapete, è stato violato il monumento a Torre. E al di là sono indagini in corso, ma al di là dell'esito delle indagini, io credo che comunque questa è un'occasione per rendere omaggio ad un grande amministratore di questa terra. Intorno alla vicenda, alla cui vicenda sia quella che lo ha visto politico impegnato, sia la sua morte, come sapete, è legato anche è stato un momento quello nel quale Torre è stato ammazzato, nel quale la camorra ha avuto un salto di qualità in questa terra, perché era la fase del terremoto, della ricostruzione. E quindi ricordare Torre significa ricordare una persona, ma significa anche non dimenticare la storia e da quella imparare a leggere il presente. Grazie. La Camorra, ha detto a chiare lettere Rosi Bindi, si sta spingendo poi anche a sud della provincia di Salerno per mettere sempre più le mani, in particolare sui settori del turismo, quindi alberghiero, del gioco e dei rifiuti. Vorrei anche sottolineare che insieme alle camorre c'è anche un interesse da parte dell''ndrangheta, che è dalla parte sud della provincia, soprattutto il Cilento, cerca di penetrare. Non vi darò notizie nuove nel dirvi che tutto il settore alberghiero
oggetto di particolare interesse, così come quello dei rifiuti, così come quello dei giochi. E quindi la vigilanza e l'attenzione che abbiamo trovato da parte della prefettura e da parte di tutte le forze di polizia e dalla magistratura è per noi, d'altra parte, rassicurante.